Bene, abbiamo visto all'inizio dell'anno e alla fine dell'anno scorso il concetto di equazione e come utilizzare l'equazione per risolvere dei problemi, in modo anche molto semplice. Okay. Riprendiamo quell'argomento e vediamo, cominciamo facendo un esempio di problema dove, diversamente da quello che abbiamo visto fino ad adesso, anziché avere a che fare con una incognita, avevamo a che fare con due incognite, che è legate tra di loro da altrettante equazioni. E questo ci porta a quello che si chiama un sistema di equazioni. Sistema perché? Perché fanno parte di un tutt'uno, di un unico insieme. Cominciamo con un esempio. Prendo un esempio dal libro, un problemino di questo tipo, che si risolve con i sistemi. Allora, Alessandro è andato in campagna a trovare i nonni e si sta divertendo a contare gli animali rinchiusi in due recinti. In tutto, dice, sono 64, quindi 64 numero di animali. Ma se ne facessimo uscire due del primo recinto e li mandassimo nel secondo, i due recinti ne richiuderebbero lo stesso numero. Quanti animali ci sono in ogni recinto? Vediamo due recinti. Ok? E ci serve sapere, il testo chiede, quanti animali inizialmente sono richiusi in uno e quanti nell'altro. D'accordo? Allora la scelta più semplice è dire chiamo x il numero di animali nel primo recinto e y il numero di animali nel secondo recinto. X animali nel recinto 1, y nel recinto 2. Ho due incognite. La prima equazione che le lega è questa frase. Sono 64 in tutto. Il totale degli animali è x più y. X nel primo recinto, y nel secondo. Il loro totale deve darmi 64. Ho una prima equazione. Ok? La seconda frase dice se facessimo uscire due animali dal primo recinto e li mandassimo nel secondo, avremmo nei due recinti lo stesso numero di animali. Ma se inizialmente ho x e y, se ne tolgo due dal primo, quanti ne rimangono nel primo? X meno 2. Questi li mando nel secondo, non è che li ammazzo, li mando via, li mando nel secondo e li ritrovo con y più 2. Ce ne sono 2 che vanno da un recinto all'altro. Così facendo, se prendo 2 del primo e li mando nel secondo, hanno lo stesso numero di animali. Quindi la seconda equazione è x meno 2 è uguale a y più 2. Ok? Quindi la scrivo qua a fianco. X meno 2 uguale a y più 2. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Sì. Ora, le due relazioni da sole, cioè il fatto che gli animali sono in totale 64 o il fatto che togliendo due da uno e mettendo nell'altro ho lo stesso numero di animali, da sole non mi danno modo di risolvere il problema, perché se conoscessi solo il totale tutti i numeri, dove era l'equazione, scusa, eccolo qua, tutte le scelte per x da 0
a 64 mi danno un analogo valore per y, quindi avrei 64 scelte, 64 possibili soluzioni e non una, ma io ne voglio una, d'accordo? Così come anche questa equazione da sola non mi vincola il problema. Il problema viene vincolato e risolto considerandole insieme, ecco il sistema. Il sistema è un insieme di due equazioni valide simultaneamente, cioè la x nella prima equazione ha lo stesso valore, cioè rappresenta la stessa cosa della x nella seconda. Per formalizzare il fatto che vanno risolte e considerate insieme si usa il simbolo di grappa che abbiamo in realtà già visto all'epoca quando abbiamo fatto le disequazioni nei sistemi. Quindi la prima equazione è x più y non uguale a 64 e la seconda x meno 2 è uguale a y più 2. La grappa sta a indicare che le due equazioni sono risolte insieme, cioè ciò che funziona nella prima deve funzionare nella seconda e viceversa. Ciò che risolve la prima equazione risolve anche la seconda. È tutto chiaro? Come si risolvono i sistemi di equazioni? Beh, la prima cosa da vedere è che tipo di equazione abbiamo davanti. Entrambe sono equazioni di primo grado intere. Cioè le due incognite x e y appaiono alla prima potenza, okay? Non sono a denominatore. Questo si chiama sistema lineare di due equazioni in due incognite. Ok? Di fatto il sistema è risolubile se il numero delle equazioni è pari al numero delle incognite. Ciascuna delle due equazioni ha il suo grado, primo grado la prima, primo grado la seconda. Attenzione, il grado complessivo del sistema è il prodotto dei gradi delle sue equazioni. Qui ho grado 1, grado 1, 1 per 1 fa 1, il sistema è di primo grado. Se avessi due equazioni di secondo grado, il grado del sistema sarebbe 4, 2 per 2. Se ho un'equazione di terzo grado e una di secondo grado, il grado del sistema è 6, perché è 2 per 3. Si fa il prodotto dei gradi delle due equazioni. Ok? Per risolvere il sistema, ovviamente bisogna rispettare e utilizzare i principi di equivalenza, ma per farlo ci sono quattro strade. Okay? La più semplice, o meglio, le quattro strade diverse sono convenienti a seconda di come è fatto il sistema. Quindi tutto sommato ne funzionano tante. La più semplice si chiama sostituzione. Si risolve una delle due equazioni rispetto a una delle due incognite, per esempio la prima risolviamo rispetto a y. Scrivo questa equazione utilizzando i principi di equivalenza in modo tale che a sinistra ci sia solo y. Quindi y vale 64 meno x. Ok? Poiché y è 64 meno x, me lo dice la prima equazione, e la y nella prima è la stessa della y nella seconda equazione al posto di scrivere y posso scrivere 64 meno x. Cioè sostituisco ad y la sua espressione ottenuta dalla prima equazione. Sostituisco, quindi tecnica di sostituzione. Quindi x meno 2 è uguale a 64 meno y più 2. Ho messo 64 meno y tra parentesi per ricordare, scusatemi, meno x, non meno y, per ricordarvi che viene da qua. Okay? Al posto di y scrivo
l'espressione ottenuta nella prima equazione. Adesso la seconda equazione contiene una sola incognita e quella so già come risolverla. L'abbiamo già visto a suo tempo. Una volta che avrò trovato la x dalla seconda equazione, metto il valore trovato nella prima e trovo anche la y. È tutto chiaro? Tutto qua. Andiamo avanti. Riscrivo la prima equazione. Nella seconda porto il 2 a destra e tolgo la parentesi. E porto x a sinistra. E ho 64 più 2 più 2, 68. Ditemi se vi siete persi qualcosa. E quindi nella seconda equazione una x. Nella seconda equazione per avere la x è sufficiente dividere per 2. mezzi per gli amici 34. Ma se x è 34, y è 64 meno 34, cioè 30. E il sistema è risolto. Tecnica di sostituzione. Risolvo una delle due equazioni rispetto a una delle due incognite e sostituisco nell'altra, in modo tale da avere un'equazione con un'incognita sola. Ok? Domanda. Quando è opportuno utilizzare il metodo di sostituzione? Il metodo di sostituzione funziona, cioè è opportuno usarlo perché comporta meno calcoli rispetto agli altri, se nelle due equazioni, in una delle due, almeno una delle due incognite ha coefficiente 1. Qui per esempio nella prima equazione potevo risolvere rispetto a x indifferentemente. Okay? Quando una delle due incognite ha coefficiente 1 risolvo rispetto a quella e sono a posto. Se i coefficienti non sono 1 per entrambe le incognite in entrambe le equazioni, la sostituzione potrebbe non essere il metodo conveniente. Più avanti. Ok? Non è sbagliato un metodo o un altro. Si possono usare tutti i metodi che vedrete indifferentemente. In realtà alcuni un metodo può comportare meno calcolo rispetto ad altri. Tutto chiaro? Detto questo, abbiamo le soluzioni. Di solito si riporta prima la x e poi la y. E la soluzione è una coppia di numeri. Un numero per la x e un numero per la y. In un sistema di due equazioni in due incognite, la soluzione non è un numero, ma una coppia di numeri. Se avessi tre equazioni e tre incognite, la soluzione è una terna di numeri. Affinché il sistema sia risolvibile, ripeto, è essenziale avere tante equazioni quante incognite. Mentre nel caso delle disequazioni potevo avere due disequazioni, tre, quattro, cinque, tanto l'incognita era una sola, qui se ho due incognite mi servono due equazioni. Se ho tre incognite mi servono tre equazioni, altrimenti non riesco a determinare una soluzione. Ok? Proviamo con un altro esercizio. X meno 3y uguale a 1 e 2x più 5y uguale a 13. In questo caso,
sistema di due equazioni in due incognite intere di primo grado. Okay. Nella prima equazione l'incognita x ha coefficiente 1. Quindi posso usare il sistema di sostituzione risolvendo la prima equazione rispetto a x e poi sostituendo nella seconda. Perché posso risolvere anche la seconda rispetto a y, ma dovrei dividere tutto per 5. Questo mi comporta frazioni che di solito appesantiscono i calcoli. Non è sbagliato, ma non è conveniente. Okay, faccio meno calcoli se risolvo la prima equazione rispetto a x. Quindi porto tutto ciò che non è x a destra e ho 1 più 3y. E adesso so che la x vale quanto 1 più 3y, quindi dovunque c'è x posso scrivere questo. Quindi ho due volte 1 più 3y più 5y uguale a 13. La seconda equazione diventa così. Cambio in questo modo. Adesso nella seconda equazione ho una sola incognita e la risolvo nel modo uguale. Vediamo se posso girare pagina. La prima la ricopio, qua tolgo le parentesi, ho 2 più 6y più 5y uguale a 13. y più 6y fa 11y e 13 meno 2 fa 11. Quindi 11y è uguale a 11 significa che y vale 1. Se y vale 1, x vale 4 e la soluzione è 4, 1. Domande? Ne vediamo un altro. Ditemi se posso andare avanti. Sì. Dimmi. Nella... Qua. No. La graffa sotto. Il primo caso. Sì. Come 1 più 3y. Sì, ma poi diventa 4. E la y invece dove la porto? 1 più 3 quanto fa? 4, sì. Eccolo. Ma e la y invece dove è? Se 11y fa 1, y fa 11. Scusa, mi sa fa 1. No, intendevo la y del 3. 3 per 1 quant'è? 3. Più 1? 4. Eccolo là. Forse sono stato troppo veloce, dopo aver ottenuto x uguale a 1, anziché riscriverla così com'è, l'ho riscritta sapendo che x non è 1 e mi viene 4. Non c'è problema. Proviamo questa. Allora, 6x più 5y uguale a meno 1 e 3x più y uguale a meno 2. Quindi possiamo usare il metodo di sostituzione risolvendo la seconda equazione rispetto a y che ha coefficiente 1. Quindi scrivo prima la seconda, y uguale a meno 2 meno 3x, e dopo riscrivo la prima mettendo al posto di y meno 2 meno 3x. Quindi 6x più 5 per meno 2 meno 3x è uguale a meno 1. Ok? Risolvo la prima togliendo le parentesi, dimmi se posso cambiare pagina.
forse riesco a farlo anche qua sotto, un po' più in piccolo. 6x meno 10 meno 15x uguale a meno 1. Poi ho 6x meno 15x, 6x meno 15x fa meno 9x, e il 10 lo porto a destra, quindi 10 meno 1, 9, quindi mi ritrovo con meno 9x più uguale a 9, e sotto x uguale a meno 2 meno 3x. Meno 9x uguale a 9 significa che x vale meno 1. Se x è meno 1, meno 3 per meno 1 fa più 3. 3 meno 2, la soluzione è meno 1, 1. La coppia dei numeri meno 1. Attenzione, nella coppia si indica sempre prima la x e poi la y. È una convenzione. Ok? Sì. Bene. Altro giro. Vediamo per esempio. Vediamo per esempio questo. Più 2x è uguale a 6 e 4x più y è uguale a 4. Ok? Qui mi conviene utilizzare la seconda e risolvere rispetto a y, oppure potrei usare anche la prima. Perché? Perché 4, 2 e 6 sono tutti multipli di 2. Posso ridurre i coefficienti dividendo tutto per 2. Se faccio questo, cioè quando in un sistema un'equazione viene moltiplicata per un coefficiente, il coefficiente per il quale moltiplico va messo all'inizio, fuori dal sistema. Faccio un mezzo per, significa moltiplico ogni termine per un mezzo. 2x più y uguale a 3. Dividerò per 2 o moltiplico per un mezzo è uguale. E adesso posso scegliere indifferentemente se risolvere la prima o la seconda rispetto a y, quella che mi piace di più. Diciamo la prima. Y è uguale a 3 meno 2x, quindi 4x più 3 meno 2x deve darmi 4. Quindi ho 4x meno 2x che fa 2x uguale a 4 meno 3 che fa 1. Per avere x devo dividere per 2, quindi x uguale 1 mezzo, y uguale 3 meno 2 per 1 mezzo, la soluzione è x uguale a 1 mezzo, y uguale la coppia 1 mezzo 2 è la soluzione. Possiamo fermarci qua e vedete voi fare qualche esercizio alla lavagna, direi.
potrai andare. Cosa ho preso?